Benvenuti in questo ultimo video del 2019 dello Shibuya Caffè. Ciao Luca. Ciao Chris. Top Manga Italia 2019, classifica stilata grazie a voi. Grazie che avete risposto al sondaggio su Instagram, dove vi abbiamo chiesto quali sono stati i tre manga che avete preferito in questo 2019. Le regole erano: manga nuovi usciti quest'anno, manga riediti, nuove edizioni, per dirne una, per esempio La Clinica dell'Amore, manga usciti in altri anni ma che sono ancora in corso. Abbiamo dato 5 punti al primo che avete votato, 3 punti al secondo e 1 punto al terzo. Così facendo è uscita una classifica da 60 serie manga differenti. Prima di partire con la classifica vera e propria, vi lasciamo qualche amico dello Shibuya Caffè che ci ha fatto il favore di votare la nostra classifica. Ciao Luca e Chris, ci tenevo veramente tantissimo a partecipare al video, perdonate l'inquadratura, la location eccetera. Direi che la mia top 3 manga di questo 2019, Beastars, The Promised Neverland, e poi ci metto Ossa perché ci sono particolarmente affezionato, anche se poi non merita la top 3 assolutamente, però sapete che è parte di me, dunque non posso che non metterlo. Niente, buone feste, ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi, sono Didi del canale dell'Altro Fumetto e sono qui a scocciare i ragazzi dello Shibuya Caffè per dire i miei 3 manga preferiti del 2019. Partiamo con Girl from the Other Side, una fiaba dark fighissima. Proseguiamo col finale di Dorodoro, che dopo quasi 20 anni è arrivato alla conclusione, un manga veramente un mindfuck incredibile, ma il manga secondo me migliore del 2019 è Tracce di Sangue, un thriller così intenso e con una tensione così alta non lo leggevo da anni. Ciao Luca, ciao Chris, ecco qui la mia top 3 dei manga in questo 2019. Al terzo posto One Punch Man, al secondo posto Attack on Titan e al primo posto The Promised Neverland. Bene, qui è tutto, linea allo studio, grazie. Ringraziamo Francesco Curti, admin di Otaku Inside, ringraziamo Nicola Giustinelli e ringraziamo Dili dell'Altro Fumetto. Andate a seguire Francesco Curti, Otaku Inside, canale YouTube Mondo Giappone Otaku, collegato al gruppo Facebook, 3000 persone che hanno la vostra stessa passione. Ringraziamo Nicola, che ha un canale relativamente nuovo ma super seguito, molto più del nostro, e dove parla tantissimo anche di pop, cosa che noi non seguiamo tantissimo. E poi grazie a Dili dell'Altro Fumetto, andate a vedere il suo canale, lui parla non solo di manga, anche di fumetti italiani e stranieri. Grazie davvero. Bene, partiamo quindi con la classifica. Molto velocemente, i manga che hanno ricevuto un solo punto: Ossa, Gogo Monster, Aposynth, Battle Royale, Children of the Whales, Devilman, Dragon Ball Super, Golden Kamuy, Iru, Orimia, I Tre Adolf, Jojo Phantom Blood, la nuova edizione, Lamu, Origin, Rikudo, Sailor Moon Eternal Edition, Samurai 8, Toradora, Vagabond, Vigilantes, My Hero Academia, Yona, la principessa scarlatta. Passiamo ora ai manga che hanno avuto 3 punti, quindi quelli che sono stati votati o per secondi o che hanno avuto 3 punti perché ha votato 3 volte per terzi. Parliamo di Astra Lost in Space, Doro e Doro, Barbara, Berser, DD Destruction, Happiness, Il prezzo di una vita, Moriarty the Patriot, Platinum End, Sword Art Online, che ancora sta uscendo come manga in corso, Verso la Terra e The Case Study of Vanitas. Passiamo ora ai manga che hanno ricevuto 4 punti, Nana e Jagan. I manga che hanno ricevuto 5 punti, Black Butler, Il Convento dei Dannati, Innocent, Kengan Asura, Le Situazioni di Lui e Lei, Made in Abyss, My Hero Academia, My Love Story e Ranma Mezzo. Ora con 6 punti, Ikari Man, Jojolion, Killing Morph, One Piece con 7 punti, 8 punti con The Girl from the Other Side, 9 punti per L'Attacco dei Giganti, e adesso si entra nella top 10. Alla posizione numero 10 abbiamo La Musica di Marie, manga in volume unico, The Maestro Furuya, uscito per la Coconino Press, storia fantasy, trovabile su Amazon. Posizione numero 9, uno dei manga rivelazioni di quest'anno, uno dei manga più acquistati in Giappone, andate a vedere la nostra classifica, si è conteso la prima posizione con One Piece, nella vostra classifica personale è stato preferito One Piece, parliamo di Demon Slayer. Classifica che quindi rispecchia un pochino quella che vi abbiamo mostrato nei precedenti video giapponesi. Posizione numero 8 ora, Christian. Posizione numero 8 abbiamo Dragon Ball Full Color Edition. Non poteva essere altrimenti, Dragon Ball Full Color Edition batte Dragon Ball Super,
La Full Color Edition è un'edizione bellissima, la Star Comics ha fatto un ottimo lavoro, l'edizione è veramente fatta bene, quindi non come la Sirena che si strappavano le pagine. Un'edizione bellissima, prendetela assolutamente. Preferitela alla Evergreen Edition, se non avete già la Evergreen Edition, ovviamente, edizione super, super, super. Posizione numero 7, Shudoshimi, Tracce di Sangue. È anche il volume, come avete visto, preferito da Dili dell'altro fumetto. Veramente consigliato, storia thriller. Shudoshimi è una garanzia e voi l'avete apprezzato. Alla posizione numero 6... Manga della J-Pop, The Quintessential Quintuplex. È uscito anche lui quest'anno, 3 volumi per ora editi in Italia, storia sentimentale, harem, non ecchi, almeno per ora, e molto intrigante, molto interessante, sinceramente non mi sento di consigliarvela come la serie preferita o tra le serie migliori di quest'anno, ma a quanto pare a voi è piaciuta tanto, tanto da portarla appunto a questa posizione numero 6, J-Pop, ovviamente la qualità è quella J-Pop. Posizione numero 5. Edito dalla Planet Manga abbiamo One Punch Man. One Punch Man non ha bisogno di presentazioni, c'è il manga, c'è l'anime, un manga bellissimo perché introduce una nuova metodica di shonen, l'eroe è già il più forte di tutti. Una storia divertente, simpatica, da leggere assolutamente. Ci avviciniamo alla top 3 con la posizione numero 4, stiamo parlando di Dr. Stone. Disegnato da Boichi, ricordiamo Origin, andate a vedervi la recensione, e scritto da Inagaki. Qua Boichi non crea la storia ma fa soltanto i disegni. Questa accoppiata, a quanto pare, sta avendo un grandissimo successo. Questo shonen sta spopolando anche grazie all'anime di grandissima qualità. È amato da tanti e ve lo consigliamo anche noi, Dr. Stone. Posizione numero 3, quindi siamo sul podio, abbiamo Beastars, manga della Planet Manga, un manga che parla di umani bestiomorfi o bestie antropomorfe, una delle due. Praticamente c'è questa rivalità quindi tra predatori e prede, succedono delle cose strane, un manga veramente veramente amato da tanti, quindi ve lo consigliamo. L'avete votato con 27 punti. Passiamo alla 2, parliamo di manga che io avrei messo in prima posizione, Slam Dunk, 49 punti. L'avete votato in tantissimi, Slam Dunk, in questa nuova riedizione della Planet, abbiamo fatto anche l'unboxing, andate a dare un'occhiata al video. Ha avuto successo soprattutto perché Slam Dunk è lo spokon più famoso di sempre, se non l'avete letto prendetelo. È veramente una figata, questa nuova edizione è stata presa da una nuova edizione giapponese uscita l'anno scorso, curata direttamente da Inoue. Volumi più cicciotti, meno volumi, con la sequenza narrativa un pochino rivista, veramente bellissimo. Arriviamo adesso alla posizione numero 1. Stiamo parlando di un volume, di una serie J-pop, stiamo parlando di The Promised Neverland. Ha spopolato The Promised Neverland, l'avete votato in tantissimi, 51 punti, è anche il manga preferito dell'anno di Nicola, come avete visto nel video. Un manga veramente da seguire, un thriller, mistero, escape, insomma è veramente veramente bellissimo. Straconsigliato, lo stiamo seguendo anche noi e l'abbiamo anche consigliato nei 5 manga da regalare a Natale. Se non l'avete regalato, non ve lo siete fatti regalare, prendetelo adesso, è veramente strabello. Tra l'altro J-Pop sta facendo o ha fatto da poco, su Amazon si può anche trovare, un piccolo cofanetto con dentro i primi volumi della serie, quindi una buona idea per cominciare questa serie. Benissimo Christian, allora vi salutiamo amici, grazie per averci seguiti quest'anno, vi ricordiamo che siamo vicini ai 1000 iscritti e vi porteremo presto la video collezione, se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al canale e vi diamo appuntamento al 2020, un 2020 ricco di fiere, ricco di novità, ricco di tanti video e di tante sorprese. A febbraio saremo al Bologna Nerd Show, dove vi porteremo, come già abbiamo fatto a Luca, un piccolo gadget, e se avete piacere anche solo di incontrarci o siete lì, perché no, becchiamoci, facciamo due chiacchiere. Proveremo ad esserci tutti e due i giorni. Un augurio ancora di buon 2020, un abbraccio, un saluto da Luca. Un saluto da Chris. E ciao. Dallo Shibuya Caffè. Ciao a tutti.